Cari amici, la Reg G è finalmente stata implementata in Battlespot e da allora eccoci qua. Post, peraltro, maratona che ci ha fatto anche respirare le posizioni auliche del Battlespot che abbiamo fatto ieri, che potete recuperare sul canale dei ricaricamenti, Francesco Pardini Live, e andatela a vedere perché abbiamo toccato veramente un tasso di tensione che non si respirava da anni. Beh, eccoci qua con il team del momento, se vogliamo, il team che su Cali Ice vede poggiate le sue fondamenta strategiche, con anche, come potete vedere, un Goldengo, cari amici, che fa capolino e che serve sostanzialmente per andare anche a counterare quelle che sono le contromosse che generalmente vengono prese per Cali Ice, magari anche Iron Defense, vari, Among Us. Comunque, il team ha vinto il Victory Road Spring Challenge, è un team molto forte, molto conosciuto. Vediamo come andrà in Battlespot, in un Battlespot dove peraltro noi ci troviamo ancora in posizione nobile, perché siamo al momento della registrazione di questo video quindicesimi, quindi le partite che faremo in questo video saranno anche partite molto alte dal punto di vista della classifica. Detto questo, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e godete con noi un team forte di Battlespot Reg G. Andiamo. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Allora, si parte subito col botto perché andiamo a affrontare il numero 13. Vien Shao Kali. E noi abbiamo invece il nostro Pelipperur Shifu. Noi abbiamo due Terra Ghost, dobbiamo un po' decidere quale delle due fare. Cari ragazzi. Perché qui è un 50-50 allucinante. Se lui mi fa fake out su uno, beh, sostanzialmente se io faccio... Ah, ma siamo Terra Water qua. No, 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 no. Era Terra Ghost. Era Terra Ghost. Era Terra Ghost nell'originale. Che merda. Proviamo così, ma era Terra Ghost. Allora, a questo punto non è più un 50-50 per noi. Andiamo a fare questa robina. Se lui però fa fake out su Shifu, secondo me è la cosina da fare, peraltro. Io non ve le dico le cacchiate, ragazzi. Qui io, se avessi avuto Terra Ghost, facevo sotto Rain, Shifu, morto Kali. Ora lui mi spara Psychic. Partita finita. Allora, al VR, amici miei, avevamo Terra Ghost. Buon Juan. Capite? Allora, lui va di Psyshock, che a più uno ci porta a un bruttissimo Sash. Noi vediamo se però qui dovremmo killarla andare a più uno, eh? Perché comunque questa la sente. E anche questa la sente. Mamma mia, se avessi fatto Glacial Lens. Lui uno sconsiderato proprio. Bene. Abbiamo riaperto una partita chiusa. Quanto è importante conoscere i team che si gioca, dai, eh? Mian Shaos. Mian Shaos. Allora, noi dietro abbiamo il mago Among Us. Noi bisogna in tutte le maniere killare quel caso. Among Us in teoria... Cioè, allora, lui in teoria non ci dovrebbe toccare. Pelipper. E facciamo Wild Guard. Per dire, anche con palla clima gli dovremmo fare un gran male. Non
perché tanto secondo me lui tera. Fammi andare a fare tifone a destra. Lui tera sicuro perché se prende Weatherball muore. Fammi andare a fare tifone a destra. Questa sarà una terra waterproof. Mio Dio, se ti facevo Weatherball eri morto. Viva il Battlespot, ragazzi, è tornato. Quinta attacco. Se avessi fatto Weatherball, ragazzi. Una confusion? Una confusion post sesh? Pipi pipi pipi. Allora, se avessi fatto Weatherball, bambini. Punto, io butto Mongus e vado di palla clima. Lui leva, grazie al cazzo. E butta Indaidi. Questa è Indaidi. Incredibile, ragazzi. Terra fuoco, ma perché? Per evitare il Whisper? Non penso. Per Glacial Lens, ok, dagli un'altra terra. Terra fuoco sbagliatissima sul Saluna, sbagliatissima. Con tutti i pelli perché gira con palla clima peraltro. Allora lui si ammazza da solo, godo, io c'ho Rocky Helmet, legame. Un crittino che comunque è quel che serve per aggiustare un eventuale dannetto di qualcosa. Qui non farà male il nostro palla minchia. Il problema è che lui è più veloce di noi. Madonna, cioè non farà poco volevo dire. Il problema è che lui è comunque più veloce di noi ora, secondo me Spanning Force ci sega. Oddio, delle città e delle immensità. Allora, ragioniamoci un attimo. Io non ho la più pallida idea lui di che cazzo. Lui avrà Expanding forse, tipo, no? Potrei provare Sfera Bolline. E che io ho l'ultimo turno di Rain, peraltro. Dopodiché fammi provare sta cagata. Partita strana che se avessimo avuto Terra, Ghost, noi vincevamo turno 1. Lui tenta Trick Room. Lui tenta Trick Room. Beccato. Beccato. Io, raga, vi dico la verità. Qui faccio... switch di Pelipper. Rimetto la Rain e Weatherball. Non è che... andiamo a morire Kali. Poi vi faccio vedere Weatherball su Ursaluna o a Fire. Attenzione. La partita che sembrava persa su nuovo. E sono tutti dannetti. Vediamo. Si rientra di Pippo il Pelippo. Pelipper clutch. Clutch. Salve. Oppa la clima. La clima è una mossa da 100. Acqua sotto rain, quindi 150 più stab. È poco meno di un idropompa, che sarebbe un 110, ma non ha l'affidabilità con la clima. Decisamente meglio. Ragazzi, numero 13, fumato. Eravamo 17esimi. Quindi, 15esimi, ma post intro sono andato a cercare, ci avevano evidentemente sul passato, magari lui era uno di questi, veniva da una vittoria e ora invece l'abbiamo già ripassato. Però andiamo avanti, vi aggiorno sulla posizione, eh? Vi aggiorno.
non male. Un altro Kalidov, e di questo non c'è da sorprendersi, però un altro Kalidov con ancora campo psico, ancora in Didi. Quello, cioè, è un pezzettino strano. Allora, io ho paura di tipo Scarf, CU, Terra, Erba, robe del genere. Posso averne paura? Perché è troppo facile, sennò qui Urshifu Water performa troppo bene. Troppo facile. Metto Pelipper, per metto la Rain e tiro su Jinx sotto Rain su Kali. Troppo facile. Qui c'è qualcosa che si nasconde. Arriva il campo Epesico. Ah, qui c'è una Terra Water di Calyrex, una Citrus, non lo so, qui c'è qualcosa che non mi piace. Una spread, devo tirare. No, Citrus, dai. No, incredibile. Comunque, okay, il primo colpo non ha fatto niente. Il primo colpo min roll, il secondo max roll, eh. Cioè, non è un effetto ottico. Comunque, giù Kali, buono. Quando c'è stata quella pausa fra il secondo e il terzo, ho detto c'è la Citrus, davvero. Ora hai perso il tuo cavallo. Vediamo. Couscous. Entra Couscous. Su Couscous non qui si può fare protezione. Dentro Inzi. Protezione dentro Inzi. Il nostro Urshifu lo dobbiamo ovviamente tenere molto bene sotto naftalina. Lui Tera. Amongus. Per paura di prendere Hurricane. Chiaramente. Hurricane più Surging sotto Water sarebbe potuto essere problematico. Effettivamente. Però qui noi andiamo a tankare con un unico Pokémon tutto. Sia psichico che Spora. Mamma mia. El Incineroar. Io direi palla Climax. Anzi, Typhon. Typhongi. E provocazione. Ma il nostro avversario ne ha le Pokéball piene. Effettivamente, senza Kalidov è in questa situazione. A terra sprecata. Ai. Signori, calma. Perché da sesti si passa. Scopriamolo insieme. E poi un'altra partita, forza. Quarti. Andiamo avanti. Amici, oggi una masterclass sui Kalidov con campo psico. Incredibile. Metagross Weezing però. Metagross Weezing mi spaventa. Metagross Weezing mi spaventa perché io non so se questo vuole fare Explosion. Metagross Weezing mi spaventa. Come si va? Di U-Turn. Poi a Taunt, Will-O-Wisp. Mi spaventa. Facciamo una Protect preventiva. Vediamo cosa succede. Metagross, Weezing, mi spaventa. E si butterà Inzi. Non partano le abilità. Quindi peraltro se Metagross protegge io non lo buco, non me ne vado. Mi piglio Will-O-Wisp. Sarebbe una roba da... No, Metagross, ragazzi, mi... Che cazzo fa? Explosion. Allora, protegge Kali, che è più lento di Metagross, quindi non dovrebbe aver protetto Metagross. Intanto è già una buona notizia.
non ha protetto manco Weezing, quindi mi aspetto che non sia detonato. Entriamo di Izzy, che è buono per incassare un Will-O-Wisp, soprattutto per un fake out. Pressa d'acciaio. Olè. Ok. E provocazione. Bom. Allora. Ci trovo tutti io. Meravigliosa sta cosa. Lui ora, cioè, può fare Will-O-Wisp, ragazzi, eh. Come si fa? Taunt, senza fare bruciapelo. Può essere Coverclock, può buttare Andiri. E si butta Urskifu nella slot di Calyrex. E lui fa Psychic Fang nella slot di Kali. Un turno dove io potrei, in questa situazione, fare Fake Out e Trick Room. Arriva la Teva, probabilmente per non prendere Flare Blitz su Metagross. Terra forse un po' buttata. Teragoso. Buono. Meno. Ha perso la resistenza a Glacialance. E sarebbe comunque rimasto debole a knockoff. Fantastico. Però provocazione. Il nostro inizio è molto veloce, ragazzi. Questo è buono per coprire l'ingresso di Urshifu quando lui avesse voluto fare Will-O-Wisp. Ma lui fa provocazione. Quindi ce lo puppa. Allora, noi quel Weezing prima o poi lo dovremo togliere dai coglioni. C'è poco da girarci intorno. Però andrei di privazione e idroraffica. Questo è un danno da CB, secondo me, dico il suo. Vediamo chi si prende idroraffica knock off. L'unico del team che si regge tutte e due. Va bene. Occhio, perché secondo me siamo anche in range di Sludge Bomb. Però se moriamo, la cosa bellina qui di Knock Off è che gli togliamo il Booster Energy. No, Acido Bomb. No, non togliamo nulla, è boost giusto. Il Booster Energy non lo... Molto strana questa interazione, però è così. Lui ora leva Weezing, abbastanza sicuro. Mi fa freeze dry sul Shifu. Sono abbastanza sicuro di ciò. Mi butta Metagross. Io faccio knock off di qua, entro di Kali. Ma anche l'acido bomba non è stato gradevole. Allora, entriamo di Kali qui e moriamo con Urshifu. Per morire con Urshifu significa che lui ha dovuto levare Weezing e quindi entrare con un Pokémon che poi mi dà possibilità di fake out Trick Room dopo. Stiamo provando a vedere turni avanti, eh. Ottimo, lui protegge e può farlo davanti a Urshifu, ma noi siamo andati di là questo giro. Sono tutti buoni dannettini, eh. Va bene, va bene. Questa Edge. Il problema è che lui non ha più la provocazio. Allora, io fossi lui farei freeze dry. Però fa freeze dry prima di Urshifu, deve rimanere con Weezing in campo. Quindi se io tiro lancia glaciale, e idroraffica, ok. Vuol farsi partire il booster, magari entrando con Metagross. Quindi la Glacial la prende.
sono tutte interazioni mentali, quelle con Winning brutte, però anche io qui se avessi fatto Trick Room avrei vinto. Idropompa, usci fuori vita, non ha freeze dry, questa è idropompa Icy Wind, ve lo dice lo zio Pardo. Peccato del suo mal pianga se stesso in un meta di Ogerpon e di Among Us. La mossa Ice gliela darei. Tanto Metagross muore. E si va più uno. Che significa che ci possiamo anche prendere il Bilou. E comunque i danni saranno sempre interessanti. A meno che lui non abbia fatto idropompa sul Shifu pensando che noi si entrasse con Incinero. C'è anche questa di possibilità, eh. Ok. Ragioniamo un attimo. Io proteggo Kali, entro di Inzi. Lui mi ci fa idropompa, muoio. Perché se no qui mi prendo Astral e Freeze Dry. Ok. Facciamo che muoio. Poi dopo entro di Pelipper e ho White Guard e Trick Room. E lì è vinta. Se non muore Inzi ho Fake Out. Terra Trick Room. Ho due giocate che sembrano essere safe per il mio futuro. Sia che Inzi ora in questo switch in sopravviva o no. Ok. Lui ovviamente dabla. Ok. Ok, e allora noi qui abbiamo Terra. Storto. Bruciapelo. E Booster Energy. Non è overclock. E poi dopo lo sfonniamo con Glacial a più 1. Vi torna? Questo è quello che cerco di far capire a tutti i miei ragazzi che seguo il coaching. Non guardate il dito, guardate la luna. Ragionate con le giocate che fate, non per prendere la kill o mettervi in un buono spot nel turno in essere, ma voi dovete vincere la partita, non quel turno. Quindi ragionare turni avanti. Qui la Terra peraltro l'ha già fatto, quindi non rischiamo neanche Terra Ghost di Giampiero Bandolini. Questa manco si è spec crit. Crit su Inzi lo fa. Comunque no, lui mi puzza veramente di specs però, Lui è specs. Lui mi puzza di specs in una maniera allucinante. E qui, partita vinta perché Glacial più knockoff chiaramente a più uno. Avremmo fatto kill su tutto. Signori miei, stasera alle ore 18 su quello viola, per chi sta guardando questo video il giorno dell'uscita, ossia il 2 maggio, per chi lo sta guardando magari giorni dopo potrà ritrovare su Francesco Pardini live, la live che appunto sto per annunciare, riproviamo l'attacco alla prima posizione, perché se tanto mi dà tanto, guardiamo un po', siamo quinti, stasera si riaggiornerà, partiremo magari decimi, dodicesimi, ma saremo lì. Detto questo, signori, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale, vorrei tanto fare 100k. Nonché, vi ricordo, la promo di NordVPN, la promo di Level Up, avete ancora il 40% di sconto con il codice Pardini fino a domenica, la promo su Pampling, con il codice sconto Pardini, calze a volontà, la TARL, il viaggio in Giappone, siamo diventati media shopping, un bacetto.